Siamo molto contenti di ospitare questa mostra così importante, così interessante, così piena di documenti che hanno in modo negativo fatto la storia degli ultimi anni della repressione del dissenso nel nostro paese. Qui c'è soprattutto Genova, quello che accadde nel 2001, e anche qualcosina di Napoli, occasione della vicenda Raniero, ma soprattutto sono molto contento, da sindaco di Napoli, da magistrato, da ex magistrato, di dare il benvenuto a Giuliano Giuliani nella nostra città, perché questo paese non deve dimenticare quello che accadde in quei giorni, un giovane che fu brutalmente ammazzato, di cui la verità fino in fondo non si è ancora saputa, e che ahimè ci sono ancora persone che all'interno delle istituzioni, pur essendosi rese responsabili di quegli eventi, sono rimaste al loro posto e hanno addirittura fatto carriera. Invece c'è anche, dobbiamo dirlo, una parte delle istituzioni, perché dobbiamo sempre ricordarlo, che hanno cercato anche di individuare la verità e ricercarla. Come sempre ci sta del marcio e ci sta del buono, però oggi credo che la città di Napoli, che è una città che fa dei diritti la sua battaglia e della vicinanza alle persone che lottano per un mondo migliore, questa città oggi ha voluto fortemente ospitare questa mostra molto bella. Ringrazio anche Luca Pastore che l'ha curata, e poi è molto bello anche il messaggio, perché ciò che verrà devoluto, grazie a molti artisti che hanno donato le loro opere, verrà dato per le spese di giustizia, per un'altra battaglia in difesa dei beni comuni e del territorio che si sta facendo in Val di Susa contro un'opera che serve solo a foraggiare il partito unico della spesa pubblica, il partito trasversale degli affari, che vogliono fare queste opere che servono solamente a loro ma non agli abitanti di quel territorio, né a uno sviluppo che sia in armonia con la natura. Quindi sono contento di essere stato qui all'inaugurazione. Per quanto mi riguarda, io personalmente come sindaco di Napoli e questa città, la parte più sensibile di questa città, non solo non dimentica ma lotta ogni giorno per cercare di costruire un altro mondo migliore, come era il sogno poi tra l'altro di tantissimi ragazzi nel 2001 a Genova, che era una grandissima manifestazione di popolo che voleva dare un messaggio che non esistono solo i potenti, anzi esiste un altro mondo fatto di persone, di umanità e di diritti. Sì, dopo dirsi che io ho ascoltato anche con commozione, posso aggiungere pochissimo se non l'apprezzamento per chi ha organizzato questa iniziativa, questa mostra, le cose, i dibattiti che si svolgeranno, perché è fondamentale non perdere memoria di quello che è successo, perché molte cose sono state travisate, molte cose sono state compromesse, molta verità è ancora sotto il mattone, ma la cosa peggiore che si può fare è dimenticare, passarci sopra. Invece l'importanza di questa iniziativa è proprio quella